Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. Non ci crederete ma ho finito di dipingere un nuovo quadro. Siete curiosi? Allora continuate a guardare il video. Allora, come avrete capito, si tratta della tela in Paint by Numbers che ho ricevuto qualche mese fa dal sito Victoria's Moon e che vi ho mostrato in un video precedente. Eh, se non ricordo male, l'ho iniziata proprio i primi di gennaio, poi l'ho abbandonata e l'ho ripresa durante la quarantena per passare il tempo. Eh, la srotolo e ve la mostro così mentre voi guardate io la commento. Ed eccola qui! Vi invito a guardare il video dell'unboxing così potete confrontare il prima e il dopo. E devo dire che sono abbastanza soddisfatta del risultato perché il quadro è venuto bello colorato e vivace come me l'aspettavo. Come potete vedere, sono raffigurati dei cuori principalmente su uno sfondo fatto di macchie di colore. Eh, ho usato solo ed esclusivamente i colori che mi sono stati forniti nel kit ehm, e purtroppo eh, in alcuni punti non sono risultati molto coprenti. Eh, come potete notare, eh, si vedono in trasparenza i numeretti che indicavano eh, quale colore usare mh, in quell'area della tela. Questo problemino eh, non si è verificato tanto eh, per i colori più chiari come il bianco, il grigio, come temevo, eh, quanto ad esempio eh, con il colore rosso, il rosa e, mh, e ad esempio anche l'ocra. Eh, ovviamente ho provato a ripassarci sopra più e più volte, eh, ma niente, non è cambiato niente. Eh, dovrò comprare eh, dei colori acrilici più coprenti appena riapriranno i negozi eh, per provare a coprire appunto questi numeretti. Eh, per il resto eh, devo dire che avevo abbandonato la tela eh, perché ho trovato abbastanza difficile eh, dipingere con il con i pennellini forniti nel kit, eh, cercando di essere precisa, ehm, ovvero eh, rimanendo all'interno delle linee senza eh, sbavare. Eh, so che è una cosa che si impara tipo all'asilo: eh, quella di colorare senza uscire fuori dai bordi. <ride> Eh, ma mentre colorare con i pennarelli o con i pastelli risulta semplice, ehm, devo dire che fare la stessa cosa con i pennelli non è altrettanto semplice, io non pensavo e invece mi sono dovuta ricredere. Non so se sia dovuto eh, alla qualità dei pennelli eh, oppure al tipo di disegno che è raffigurato su questa tela, eh, perché ci sono delle aree molto piccole, delle linee molto sottili, eh, e quindi diciamo richiede particolare precisione, eh, oppure potrebbe essere anche dovuto al fatto che non sono particolarmente portata per questa tecnica. Eh, però devo dire che dipingere eh, non mi ha rilassato come pensavo, anzi eh, colorare alcuni punti molto sottili come questo eh, o come quest'altra zona eh, mi ha fatto quasi impazzire. Eh, facendo un paragone ehm, tra il Diamond Painting e il Paint by Numbers... Che sono, diciamo, le due tecniche a cui mi sono avvicinata di più in questo periodo. Eh, per me vince il diamond painting. Mm, ma non nego che eh, vorrei provare comunque a dipingere un'altra tela, eh, magari con il disegno di un paesaggio o con qualcosa con delle sfumature, eh, per vedere se magari mi trovo meglio oppure no. E niente ragazzi, questo è tutto. Aspetto di leggere i vostri commenti, eh, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato questa tecnica eh, e se avete dei suggerimenti. Eh, vi ricordo che nel box di informazioni sotto a questo video trovate il link al sito Victoria's Moon da cui ho preso questa tela eh, e trovate anche il codice sconto che potete usare per i vostri ordini. E niente, vi mando un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Ciao!